Io ho iniziato il cinema così, per caso, perché io in verità sono geometra. Non ho preso la licenza perché sono voluto partire per l'India e dopo da lì non ho più ripreso a studiare, non mandava più, era troppo bello il cinema, era troppo divertente. Poi come l'ho preso io, che l'ho preso all'Acqua di Rose, andava tutto benissimo. L'India è un paese favoloso, ragazzi, è incredibile. Era l'ambiente che piaceva a me. Io ho iniziato come assistente lì, però non sapevo niente. E ho incominciato con queste macchine che non conoscevo neanche. C'avevo una Mitchell 16 mm, poi c'avevo una Debris, poi c'avevo la Vallard, che era una macchina da battaglia, che ci ho fatto un sacco di documentari. Lo scimmia è stata una cosa incredibile perché ce n'era una che faceva parte di un episodio girato giù in India di un vecchio che andava in giro per il paese con questa scimmietta, che era così dispettosa quella scimmia, ha fatto le più belle fotografie che me le chiedono tutti ancora oggi. Con Rossellini e con sta scimmia. Il mio primo film lì è stata un'occasione incredibile perché mi chiamò un aiuto regista per una cosa, dice: sai, dovresti partire e andare in Germania 3-4 giorni perché dovresti sostituire uno che si è rotto una gamba. Io sono partito per la Germania per girare questi 6-7 giorni, sono stato su 3 anni. Allora, di questi 7 film girati in Germania ce n'era uno che per me rimane il più bello fotograficamente, perché l'ho girato con pochissima luce. Come era attualità più che altro, era un'inchiesta sulla prostituzione in Germania. Si chiamava il film Prostituzione oggi, Prostituieren heute. Forse l'inesperienza mi ha fatto fare le cose più belle che potevo girare. Infatti il film ha vinto poi l'Orso d'Argento a Berlino. E questo si parla del 1965-66. L'unica cosa che ricordo benissimo è Orson Welles. Pure Orson Welles sono stato chiamato sempre per lo stesso motivo. L'operatore se n'era andato in America per una intervista e non è più tornato perché Orson Welles non l'ha fatto venire più in Italia, non ne aveva bisogno. E lì sono rimasto con lui la bellezza di 3 anni. Ma con Orson Welles dovevi far tutto, dovevi fare anche l'attore. Infatti, in varie situazioni che ho girato con lui, abbiamo fatto gli attori tutti i componenti della troupe. Durante i miei 3 anni di permanenza con Orson Welles ho girato 6-7 film. C'era Il mercante di Venezia, Shylock, La ragazza di Ipanema, Death Reckoning, One Man Band, CBS li convocava. Dice: allora oggi, durante il montaggio, perché lui aveva fatto sede alla Safa Palatino, mi manca questo pezzo. Allora andavamo fuori, cercavamo l'angolo esatto dove girarlo e si girava. Poi ce n'era uno che era favoloso, dove lui faceva la donna di strada, adescava i clienti dalla finestra. Orso era un uomo incredibile, si truccava da solo, cambiava sembianza dal giorno alla notte. Gli piaceva fare tutto, anche il mago, faceva dei trucchi, dei giochi di prestigio che erano incredibili. C'era una marionetta che lui se la portava appresso, penso, la trattava come un figlio. Mio padre, Aldo Tonti, era una persona che esigeva molto e per me non è stato facile lavorare con lui perché da me pretendeva di più di quello che potevo dare. Essendo inesperto, lui già pretendeva che
a 19 anni partissi per la Grecia per fare un film che lui non poteva fare, ma io l'inesperienza conta parecchio. E poi per noi figli di grossi nomi è sempre più difficile. Quando andavo a girare fuori, se c'era un operatore italiano che magari aveva bisogno di assistenza, a me non mi prendeva perché diceva: ma tu, papà tuo, dice, posso prendere io a lavorare? E allora ho preferito sempre lavorare con operatori stranieri come Schizzkelli, Otto Heller, e tanti altri come, sai, nomi grossi. Per me Kelly è stato più di un padre, perché io ero il suo uomo di fiducia, fatto d'assistente ai primi film, come Sulle lunghe navi. The Long Ships. Seldom has the screen seen such an avalanche of excitement. Starring Richard Widmark as the Viking leader in search of the Golden Bell. Sidney Poitier as the all-powerful Moorish Sheikh. Rosanna Schiappino, a queen and a woman in love, who used her beauty at Babel on Char. I can see now that you possibly are the daughter of... Want the bell. You too. Facevo l'operatore di macchina con lui e ho tanta roba di Kelly che mi ha regalato lui, tanta, cioè, ancora conservo dei degradé che faceva lui, che lui si inventava tutto, lui aveva inventato questo dischetto che noi portavamo sempre in giro per cercare le profondità di campo, per le chiusure d'angolo dell'otturatore, i diaframmi, tutto quanto. Come operatori che ho lavorato senza mio padre, che mi posso ricordare oggi, sono i due fratelli Barboni, Enzo e Leonida. Con Leonida ci ho lavorato poco perché, anzi, ci litigai subito perché lui si arrabbiò che misi un filtro che secondo lui non dovevo mettere, però era naturale per me, in esterno, di notte, non di notte, all'alba. Uno mette dentro la macchina da presa un filtro, che poi è risultato che era la scena più bella di tutto il film, girata per sbaglio con questo filtro, che c'era come regista Blasetti, che quando stava in proiezione, siccome io avevo fatto questo sbaglio, questo errore, mi ero raccomandato con Lolli da Tecnicolo, gli ho detto: guarda, ho combinato un errore con Barboni, ho messo il filtro e gli altri non l'avevano messo. Dice: Gio, non ti preoccupare, cerchiamo di tirarla su un pochetto noi, la roba, perché sai, col diaframma che c'era, si era scurito tutto, aveva perso uno stop come sensibilità la pellicola. E andai in proiezione di nascosto a vedere quello che passava, tutto tranquillo. All'ultimo Lolli passa sto pezzo. Blasetti salta sulla sedia, fa: è così, io voglio la roba, è così. E Leonida ha capito tutto, se l'è presa con me, non mi ha più chiamato. Poi altri operatori, c'era Gabor Pagani, per esempio. Gabor Pagani è quello che mi ha fatto fare il passo in avanti ufficiale su un film che lui stava girando, mi ha messo in macchina, eppure con lui ho avuto un bellissimo rapporto. Ho lavorato parecchio proprio con Schizzkelli, con Otto Heller, che lui prima della fine del film me l'ha lasciato, mi ha detto: ma perché non lo finisci tu questo film? E ho finito il film che stavo girando in Svizzera, che si chiamava In cerca di Gregory, con Michael Saracen, pure lì, Otto Heller, ha fatto: dai Giorgio, vai avanti te. Ma io stavo sempre con lui, da quando ha iniziato il film non mi ero mai mosso, perché mi piaceva vedere come girava lui. Anche
Alla fine mi ha lasciato questo film e io ho finito il film, tant'è vero che poi il film è stato finito a Londra e io sono andato a Londra a finire il film. Film Discotese, sono stato chiamato dalla produttrice che era Ninki Maslansky per fare questo film dopo che ho girato il film Redneck. Stronzi. Are they after us? Are those ugly mothers after us? E allora organizzo la troupe, ho detto guarda la troupe per fare questa cosa qui deve essere ridotta, prendiamo lì qualche manovale e ci salviamo così. E qui avevo fatto una cosa con tre persone del reparto operatori, un macchinista, un elettricista, il film è stupendo, girato in Amazzonia. Secondo loro il film è andato bene, perché era distribuito dalla Universal, mi pare, da Paul Maslansky, che era il marito di Ninki. Noi avevamo un uomo che ci portava gli animali che dovevano servire per il film. Naturalmente erano tutti animali selvatici. E un giorno ci portò un serpente. Siccome sto serpente ci avevamo giocato tutti quanti, però l'unico che non si avvicinava era Adolfo Bartoli a questo serpente. Un giorno gliel'abbiamo fatto trovare dentro al sacco nero dove lui caricava la pellicola nei magazzini. Perché lui ha fatto, Adolfo, ci serve il magazzino, dai, corri, caricane uno di corsa. E allora lui tutto indapparato con sta benda in testa, parte, infila le mani dentro a sto sacco, fa un salto. E c'era Maurizio Maggi che ha preso al volo sto materiale, se no andava tutto perduto. La cosa bella nostra era quella che mentre lavoravamo ci divertivamo pure un sacco. Ma ogni film ha una storia sua. Io leggevo prima il copione, poi cercavo di immaginarmi come poteva essere la fotografia del film. Comunque non ho mai strafatto per forzato la fotografia. La prendevo così, naturale, come doveva essere la luce del giorno, il sole esce così. L'illuminazione doveva essere una sola, perché la luce è una sola, una sorgente sola. Se no, se andavo in ambienti già predisposti con una illuminazione sua, cercavo di partire da quell'illuminazione per fare la fotografia. Ma per me dalla pellicola al digitale nulla è cambiato, anzi, forse col digitale c'è più difficoltà, perché devi stare attento alle luci, i tagli, queste cose qui, il digitale li esalta in un modo incredibile. E allora devi stare sempre con quattro occhi su questa cosa qui. Personale che c'era prima con la pellicola c'è pure adesso col digitale, se vuoi fare le cose come si deve, se no metti una luce dietro la macchina da presa e giri come vogliono i produttori oggi, cioè tutto piatto, senza contrasti, senza niente. A me piace lavorare con un po' di contrasto nelle cose. Signori, digitale e pellicola, nulla è cambiato. Digitale forse è più difficile.